Buonasera a tutti. La presentazione del libro Albania, l'ultimo atto di Cherim Skanderaj. Abbiamo la parola della signora Miriam Beccari, che è anche la correttrice del libro Albania, l'ultimo atto. Ci parlerà un po' del libro, di ciò che ha colpito di più, diciamo. Allora, in questo suo libro, Cherim Skanderaj, con fantasmagoriche allegorie e tanta poetica ironia, fa rivelazioni di impensabili, sottili stilicidi politici su di un popolo di gente con mille ataviche contraddizioni caratteriali, ma per la stessa atavicità anche un popolo fortemente unito, allorquando tutto è perduto e la realtà è solo sopravvivenza. Consiglio la lettura di questo libro perché noi oggi, nella corsa col tempo, abbiamo sempre meno possibilità di valutare situazioni di vita diverse dalle nostre, parlo da italiana, in specie di questo popolo che, seppur vicino territorialmente a noi, molto lontano e diverso per tempi, tradizioni e carattere. Questa lettura, peraltro leggera, romanzata, molto piena di sentimento, ci farà capire qualcosa di più su di un piccolo stato e ci riporterà temporalmente la memoria a tante situazioni simili in tanta parte di questo nostro mondo. Tutto il romanzo è attraversato da linee interessanti che attraggono e sconvolgono il lettore, il quale si sentirà pronto ad ogni sorpresa, sia piacevole e imprevista, sia essa rabbrividente. Qui si vive anche una storia d'amore, ma un amore espresso diversamente, senza sfoghi incontrollati, legato strettamente all'amore per gli altri, in un comune destino. Un amore che non può sfiorire nel profondo buio della sofferenza, anzi, per esso e con esso i nostri protagonisti uniranno le loro forze. Questa e molte altre linee scelte con cura fanno del lettore uno schiavo che non può staccare gli occhi dalla lettura finché egli stesso non esce nello spazio libero, nel cielo aperto, che si aspetta di trovare pagina dopo pagina. Attraverso figure letterarie si ironizzano anche i punti dell'orgoglio vuoto di una parte di questo popolo che la dittatura usa come slogan contro i propri fratelli nemici, che è costretta a stradicare dal proprio corpo per poi sopprimere, diffondendo così terrore e sentimenti d'odio tra la gente. La fine del romanzo poi è veramente mozzafiato. È come uscire da un'oscurità totale ad uno splendore immenso, dove gli occhi non sanno saziarsi mai abbastanza di spazio e luce. È come uscire oltre la libertà della schiavitù. Avere quella libertà vera che non si è avuto modo di conoscere prima, è come uscire da una sorta di morte dove i nostri simili ci hanno relegato per entrare in una vita libera che appartiene finalmente solo a noi. Questa è una storia scritta a tavolino, ma desunta dalla realtà, drammaticamente vista e vissuta sulla propria pelle dall'autore. Per questo si potrebbe dire di un libro verité, senza nulla togliere ai suoi contenuti poetici ed artistici. In conclusione, si tratta di un buon libro, non da leggere per passare il tempo, ma per meditare, con la dovuta attenzione e coglierne tutta l'amara verità che nel romanzo si cela, dietro le quinte di un teatro dittatoriale. E non è finita qui. Cherim Skanderaj, autore conosciuto in Albania, dove, come si è già detto, ha molte pubblicazioni al suo attivo, sta portando a termine il suo prossimo romanzo qua in Italia e per l'Italia. Tanti sono anche i suoi brevi racconti che l'autore sta raccogliendo per la loro prossima pubblicazione. Sono perle di saggezza uniche, perché Cherim riesce ad insegnare morale a grandi e piccini, descrivendo piccole situazioni di ogni giorno che ai più passano inosservate. Io ne ho letti alcuni e vi dico con tutta sincerità che mi piacerebbe farli leggere ai miei nipotini e ai loro amici. D'altronde, da bravo nonno, Cherim li ha scritti per i propri nipotini. Ringrazio tutti per l'attenzione e la disponibilità per ascoltare. È stato molto piacevole. Ora diamo la parola al Cesarin Toma, che analizzerà i singoli personaggi di questo libro. Dico chi è Cesarin Toma. È nato a Scutari, in Albania, nel 1982, si è laureato in lettere moderne a Firenze con la tesi Il dolore di Giuseppe Ungaretti, è specializzato in filologia moderna con una tesi di ricerca letteraria tra l'Albania e l'Italia, La fortuna degli scrittori italiani moderni in Albania,
Ha pubblicato I Misteri della Vita, poesie in lingua albanese, ha vinto diversi premi letterari a Firenze. Cesare Ntoma è un ricercatore letterario e cerca di promuovere la cultura e la lingua albanese in Italia. È uno dei fondatori dell'associazione ASUF, studenti albanesi dell'Università di Firenze, e del giornale Ora della stessa associazione. Buonasera a tutti. Prima di tutto voglio fare I complimenti all'autore per il libro che ha scritto, perché dentro di questo libro troviamo una cultura densa sia dell'Albania, ma anche una lotta per la libertà, soprattutto dei personaggi che noi troviamo sia nel libro ma anche dell'Albania stesso, verso una ricerca della libertà e della cultura per aprire nuovi orizzonti. L'incipit che costituisce, diciamo, in questo romanzo l'Albania l'ultimo atto è un ponte che unisce il vecchio sistema con il nuovo sistema dell'Albania, cioè cade proprio l'ultimo atto e si apre un nuovo sipario per poter vedere un nuovo orizzonte. Diciamo, da questo vecchio sistema è vissuto prima e dopo il comunismo tutto questo. È un viaggio, diciamo, dantesco. Per esempio, qui non vediamo un viaggio dantesco in morte, ma un viaggio dantesco in vita. Per esempio, se nella Divina Commedia Dante nel mezzo del cammin di nostra vita proprio rappresenta la sua vita nei 30 anni, anche il nuovo, cioè il personaggio principale dell'Albania l'ultimo atto, ha una certa età proprio nel mezzo del cammin, ma qui è proprio nel mezzo del cammin, non in morte ma in vita, che vive, diciamo, sia l'inferno dantesco in un modo diverso. Qui rappresenta una nuova simbologia, diciamo, dentro l'Albania l'ultimo atto, dentro questa costruzione conica che poi riesce a vivere davvero in modo intenso, che però poi dopo vorrei dire, anche raggiungendo altri autori, anche, diciamo, di Boccaccio, perché se vediamo le storie di Boccaccio, tutti quei giovani che si uniscono insieme per raccontare delle storie, qui vediamo il personaggio principale entrando dentro questa costruzione conica, che sente certe storie diverse, che veramente ci fa capire quali sono davvero i nuovi personaggi, ma anche che cosa ha fatto, in un certo senso, questa grande, o meglio questa dittatura verso intellettuali albanesi. Che poi vorrei dire che anche la letteratura italiana è una letteratura che spesso rappresenta il tema mortuario. Qui invece è un po' il tema non tanto mortuario quanto è il tema della vita, la speranza per la vita. La vita, cioè la speranza è l'unica, quella che muore in questa situazione con il personaggio principale. Che poi, arrivando anche nella letteratura moderna contemporanea, possiamo vedere Pascoli, ad esempio, se qualcuno ha letto Mirice, e vediamo in un passo quando soprattutto la sorella di Pascoli aveva scritto alcune memorie della lunga vita a Pascoli, e ci rappresenta in un momento, mentre il padre, quando fu ucciso il padre di Pascoli, rappresenta un momento principale dove la figlia gli dice al padre: padre, non andare via. E mentre anche qui abbiamo un momento quando i servizi dell'oscurità bussano nella porta di uno dei generali, e la figlia piange fino all'ultimo momento dicendo al padre non andare via, in un certo senso. La madre li accoglie in un abbraccio dicendogli che lui non tornerà più, in un certo senso. Che poi è un romanzo nello stesso tempo che ci ricorda anche il generale dell'esercito morto di Cadaré. Se all'inizio, per esempio, Muccio, che è un personaggio proprio all'inizio, che poi è l'unico che si parla all'inizio, e la sua moglie ci rappresenta proprio quel, se vediamo Mamizza con il generale dell'esercito morto di Cadaré, quel discorso di fronte al pozzo. E nello stesso tempo è anche, lo possiamo paragonare in un certo senso anche con il Palazzo dei Sogni di Cadaré. Per esempio, noi ricordiamo che nei Palazzi dei Sogni tutti quei sogni che dovevano essere nascosti, nessuno doveva sapere di questi sogni, perché se qualche sogno cadeva, in un certo senso si scopriva tutto quel servizio segreto dello Stato albanese della dittatura. E qui proprio questo romanzo rappresenta in un certo senso l'Albania l'ultimo atto, è tutto in un riunito tramite un servizio segreto. Per esempio, un personaggio ne abbiamo già qui, Sigra, che poi lo citerò dopo, che questa Sigra è così forte che riesce a distruggere tutto, e nello stesso tempo
il dittatore lo distrugge proprio per ottenere quella, essere il vero dittatore in un certo senso. Poi i personaggi che abbiamo qui, sia positivi che negativi. I personaggi positivi, per esempio, lottano sempre per la speranza, come dicevo all'inizio, ma nello stesso tempo sono personaggi che hanno valore. Hanno valore e questo valore dentro di loro li tiene vivi proprio per poter dare, dopo l'ultimo atto dell'Albania, per poter ricostruire l'Albania diverso come era costruita in questa costruzione conica. Ad esempio, cominciamo con i personaggi. Dodial, la dittona, sono i personaggi che rappresentano proprio la cima della costruzione conica dell'Albania, che rappresenta la dittatura e il dittatore. Infatti Dodial in albanese, come lo spiega anche l'autore dentro nel romanzo, vuol dire Doli Dial, in un certo senso, cioè è venuto in luce un ragazzo, un figliolo, ma che nello stesso tempo lo spiega bene, perché il padre, quando per esempio c'è un momento quando spiega come era bruciata la casa, in verità, guardavo alcuni documentari sul dittatore albanese, questa storia è vera, perché quando aveva 8 anni il nostro dittatore in Verogia, si parlava di proprio vicino a casa sua era bruciata una casa, il luogo si chiamava il luogo dei pazzi, proprio in albanese vuol dire tomar, e in un certo senso questo il padre, quando lo vedremo anche qui nel romanzo, dice lui non è uscito un dial, cioè non è un figliolo, ma è uscito proprio un diavolo in un certo senso, perché aveva distrutto tutti i suoi libri, aveva bruciato la casa, in un certo senso poi ha questo significato, perché lui porterà, si rappresenta come un diavolo anche nell'Albania, perché lui in questa coppia, diciamo, di dittatura, dei dittatori, rappresenta questo, il dominio sull'Albania, ma in un modo diverso, sulla repressione, sull'uccisione, dell'imprigione dell'Albania dentro di sé. Poi abbiamo la dittona, che è la moglie del Dodial, che in un certo senso dittona è la dittatura albanese, che poi combinano insieme Dodial e dittona, perché dittona ha le radici, diciamo, della dittatura, no? Rappresenta quel programma della dittatura, e Dodial è proprio capace di accettare la dittona per fare il dittatore, e insieme uniscono questa forza di distruggere e di avere ciò che loro vogliono. Sapete che c'è tot dittona, un anno su ti esgagli fiali, dittoi. I segni momenti, il popolo di chi se ne voglia di questi dittoni, se c'è, niente che ersira, ieri pure esce ersir, non c'è fa sgede, di questi tre goni dritti, i tu redritës. Edhe kështu ndodhi dhe atëherë, kjo ka qenë edhe fillimi i dëshirës time për shkruar një roman. Kur jenë errësirë, ke nevojë të diktoj dikush. Por pastaj, kur të dikton jo vullnetin tënd, po të tijin, kthehet çdo gjë në të kundër. Këtë desha të shpjegoj në Shqip për të mos e vënë në vështirësi Cezarini në italisht. Jo, faleminderit. In italiano vuol dire dictoi, dettami, se non mi sbaglio. Sì, sì, è vero? La dittatura, dittatura, dettami, un dettato in un certo senso. Cioè la dittona in un certo senso rappresenta la dittatura albanese, cioè che è la moglie del dittatore. Si sposano insieme, questi due, cioè reggono insieme poi dopo il matrimonio. E poi dopo la dittona abbiamo un altro personaggio, Vraner. Vraner vuol dire Vrasës in albanese, più o meno, o assassino in italiano, no? E lui, secondo me, l'ho visto dal mio punto di vista, è il secondo personaggio più importante dei personaggi negativi, che appoggia questa coppia di Dodial e la dittona. È lui che riesce con la sua forza di poter, certamente servendo a Dodial, perché lui ha anche altri scopi di un giorno di poter essere al posto di Dodial, ma che poi infine fa una brutta fine e si suicide, che per noi questo lo possiamo paragonare con Vraner, con Memeceu, che era proprio
il secondo capo albanese, diciamo, nel tempo della dittatura, che poi dopo si suicida, che poi lui dimentica nel momento anche del suicidio, e dimentica quel codice che morire, cioè essere suicidato, vuol dire traditore in un certo senso. Lui questo non l'aveva capito, e per Dodial è un traditore in un certo senso. Poi abbiamo la sigra. Sigra come significato i servizi segreti dell'Albania. Però anche unendo insieme le parole, proprio vuol dire sigra, cioè come le mogli in un certo senso, come le donne in albanese, che loro vogliono sapere tutto, ma che nascondono sempre tante cose. E questo servizio segreto, in un certo senso, ha dato molto a questa coppia, perché in Albania i servizi segreti erano in un modo diverso. Su 3 persone esisteva 2 erano spie contro 1. Abbiamo anche un altro personaggio, diciamo, negativo, che per noi è stato molto presente in Albania per 40 anni, Mullo, che rappresenta, si parlava anche prima, Mullo ha come significato in albanese mushka o testone, Mullo proprio un tipo di asino che non capisce proprio niente, è ignorante, ma che cioè questa coppia sfrutta, cioè riesce a prendere queste figure proprio di mandare avanti il suo obiettivo, cioè il progetto della politica, perché poi dopo anche la dittatura albanese ha fatto questo, proprio ha preso, diciamo, quelle persone incapaci di guidare il popolo e ha messo nelle prigioni, ha ucciso, ha fatto di tutto di poter non lasciare le figure intellettuali di poter guidare l'Albania, che come era anche Dodia, perché non era chissà chi. Però chi era contro di lui, chi vedeva più potente di lui, doveva certamente sparire. Poi abbiamo dei personaggi positivi, che abbiamo il filosofo, che il suo nome è Lame Kreshta, che rappresenta quegli uomini che sono all'opposto del dittatore, l'uomo che è contro quello della schiavitù, l'uomo della saggezza, l'uomo dell'intellettuale albanese, di tutte quelle persone che hanno sofferto sotto questa repressione della dittatura. Abbiamo poi dopo Innocenza, un altro personaggio che è un personaggio molto importante qui, che poi dopo, in un certo senso, Innocenza rappresenta anche la guida di Vito, il personaggio principale, come dire Virgilio in Dante o Beatrice nel Paradiso. E poi Innocenza è l'ampliamento della gioventù albanese, è contro il comunismo e rappresenta la vera democrazia dell'Albania, che poi in un certo senso all'ultimo momento, quando il quarto generale sale sul podio per poter parlare, gli dice può passare lei, cioè è la democrazia prima che viene, che poi sono gli altri quelli che devono guidare la democrazia. Abbiamo il drammaturgo, lui, questo drammaturgo dentro la costruzione conica era condannato nel nome dell'Albania, si diceva una volta, cioè nel nome del popolo. Quello che vuol dire, avevano proprio usato un slogan in un certo senso, o una terminologia metaforica, di poter dire nel nome del popolo sei arrestato, ma in verità è una cosa ironica dal punto di vista, perché io dicevo sempre, ma come era nel nome del popolo? Io dovevo andare tutti, che davvero dobbiamo uccidere o no questa persona in un certo senso. E poi abbiamo la mogliettina, la moglie del mulo, che è il sacrificio, diciamo, tra il bene e il male, perché la mogliettina si chiama così perché era... lo chiamavano perché era bella quando era giovane, sposato con il mulo. Vediamo in un momento che il mulo, per esempio, lei rappresenta la passione, la bellezza in un certo senso, proprio per dare alcuni significati nella vita che sono emozionanti. Infatti noi vediamo che quando aspetta il mulo per venire a dormire, lui gli dice no, dobbiamo parlare insieme di quello che era successo, perché Dodial mi aveva detto che è successo questo. Infatti lui mette in prigione la sua moglie, cioè ci sono dei certi personaggi proprio cattivi dentro di sé, che non capisce proprio niente, è testone in un certo senso, è proprio ignorante proprio per questo, perché la mogliettina, per esempio, viene condannata perché aveva sorriso sentendo cantare Dodial. Infatti la sua voce era vera, perché sembrava più all'asino che a un cantante in un certo senso, però non aveva sorriso proprio per... contro di lui, ma il motivo era proprio questo in un certo senso. Il suo marito, invece di
di salvare lo mette in prigione per sempre. Questi sono più o meno i personaggi che noi troviamo dentro del romanzo. Poi la piantagione dei funghi, che hanno come simbolo bunker dell'Albania. Infatti l'Albania è pieno di bunker. E questo l'aveva avuto già l'idea, diciamo, questo Vraner. Gli si diceva all'inizio, ma perché dobbiamo mettere tutti questi funghi in tutta l'Albania, no, ma li possiamo mettere dritto dove c'è proprio di far fronte al nemico? No, dobbiamo mettere dappertutto perché così saremo più sicuri contro il nostro nemico, questa era l'idea. E l'Albania invece di investire, diciamo, tutto questo investimento sulla piantagione dei funghi poteva investire in qualcosa di meglio, o sulla cultura, magari anche nelle costruzioni, di rendere più bello ciò che è meglio di essere. Tutto qua. Grazie. E ora diamo la parola al professor dottor Fatos Dingo, attualmente psicologo e professore di antropologia culturale presso la facoltà di psicologia dell'Università di Firenze. Dopo una prima laurea in filologia russa all'Università di Tirana, si laurea in antropologia culturale presso la facoltà di psicologia dell'Università di Firenze. Tiene il corso di etnologia delle popolazioni mediterranee per il master in antropologia biologica della regione mediterranea presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze. Collabora con l'Istituto di Prospettiva e Sicurezza Europea di Parigi, con la cattedra di lingua albanese presso la facoltà di filologia dell'Università Statale di San Pietroburgo e con il Dipartimento di Antropologia Sociale e Culturale dell'Università di Londra. Ha collaborato con la Società per la Promozione degli Studi Bizantini di Birmingham, oltre al volume Identità Albanesi, un approccio psicoantropologico, ha pubblicato assieme alla psicologa Maria Tucci il saggio Contro l'autostima. Che è mia moglie. Che è sua moglie. Praticamente il libro Contro l'autostima, contenente le riflessioni degli autori sul lavoro concreto che hanno effettuato con gruppi di individui con diversi problemi di autostima. Dalla fine di questa presentazione inizio il discorso, perché contro l'autostima, in genere chiedono, molte persone ci chiedono perché abbiamo scritto contro l'autostima, come l'autostima è una cosa bella e buona. E infatti contro quell'eccesso di autostima che si prende in considerazione come, come l'arroganza, la potenza, valli anche tu, invece di farti avanti sempre, nascono dittature. Cioè, qui stiamo parlando proprio della dittatura. Troppa autostima, cioè la cosiddetta autostima tra virgolette, porterebbe in verso piccole dittature. Ma da piccoli poi diventano grossi, perché l'autostima non ben curata, ben identificata, non ben analizzata, cioè la stima di se stessi quando non è né quando è eccessivamente alta o eccessivamente bassa, porta a indervolgere vari, a Hitler, a dittatori che ci sono in atto, sono delle dittature in atto. Quando i vostri figli, i vostri fratelli piccoli, i ragazzi che non ci credono, dite andate in Birmania, ce l'avete in atto la dittatura. È un po' diversa perché, come direbbe Marcel Mauss, ogni fenomeno sociale è un fatto totale sociale. Beh, di sicuro non sarà come la nostra dittatura, ma ha una struttura simile. Cioè, quello che si vede in questa copertina, vedete una specie di torre che evoca la torre di Babel, no? E la condanna che hanno gli uomini che vogliono costruire questa torre di Babel cos'è? La confusione delle lingue. Cioè, preso da un punto di vista, rovesciando il discorso, possiamo dire che Dio distrugge una lingua dittatoriale, cioè una lingua unica, una lingua ideologica. Cioè è questo che stavano cercando di fare gli uomini, stavano cercando di uccidere la diversità, in questo caso una diversità ideologica, una diversità nella lingua ma in senso di idos, di idea.
chi più che le dittature uccide la diversità? Cioè, la prima cosa che viene uccisa nella dittatura è la diversità, che sia nella linguistica, che sia nell'arte, che sia nella cucina. Non avete idea che McDonald's ha fatto il comunismo? Altro che McDonald's. Uccidere la cultura familiare, tradizione, tutto questo deve essere unificato nell'uomo nuovo, terribile uomo nuovo. E nel libro di Scanderai troverete in una maniera kafkiana, cioè descritto in modo kafkiano, questa realtà allucinante dell'uccisione della diversità. Non esagero a dire kafkiano, perché se lo leggete vi rendete conto. No, no, è così. Allora, quando Elvano mi ha proposto di venire a presentare questo libro, io non sapevo dell'esistenza del libro, non conoscevo lo scrittore e ho accettato, perché accetto volentieri di fare queste cose qua che hanno a che fare con il mio popolo, con la mia tradizione, con la mia lingua, con la mia cultura, però avevo un piccolo, non problema, diciamo, speravo che fosse così, che non fosse una descrizione, oppure una specie di denuncia. Perché ora non siamo più nel tempo delle denunce, la denuncia si è già fatta. E giustamente lo scrittore non ha fatto né una denuncia né una descrizione storica o patologica, perché sarebbe da fare, con Enderogia e il suo seguito sarebbe da fare un catalogo di patologie mentali. Qui è la vera differenza tra descrizione e narrazione. In questo libro non abbiamo una descrizione, un elenco, ma abbiamo una narrazione che è in un certo senso trasformata, alchemizzata. E per quello parlo di stile kafkiano, perché cosa faceva Kafka? I suoi personaggi possono essere collocati in ogni epoca. Cioè, non è che un personaggio di Kafka è solo legato a Vienna kafkiana. Lo puoi trasportare ovunque, come il personaggio di Chekhov, anche se è molto legato con la cultura burocratica russa di quel periodo, ma se lo trasportiamo, io ho visto tanti burocrati a Spezia che battono i burocrati di Chekhov, cioè riescono a essere anche più profondamente burocrati, anche se siamo nel 2011. E i personaggi di Scandera, in un certo senso sembra che si staccano dalla realtà, da quella realtà, per diventare strutturali e per rappresentare la dittatura di per sé. Perciò questo lo può leggere un birmano e può prendere coscienza della dittatura di oggi. Lo può leggere un qualsiasi lettore di qualsiasi parte del mondo e può cogliere questa struttura, perché è una irreparabile perdita di storicità, non solo perché non ci sono le date, ma è voluto. Io credo che lo scrittore ha voluto, l'autore ha voluto fare questa cosa qua, di uscire dalla trappola della storicità. Lo faranno gli storici, quello che ci vuole in questi casi a delucidare, e la verità dell'arte è molto più forte. Prendiamo per esempio Shakespeare è uno dei più universali che possono esistere, perché ho presente un grande critico di Shakespeare, Jan Kott, un polacco, comunque uno dei più grandi critici di Shakespeare, dice proprio questo: il valore di Shakespeare è che si può mettere in ogni teatro del mondo, in ogni palcoscenico del mondo, e rappresentare i problemi attuali, perché in un certo senso si alchemizza e rende la struttura umana. Ha nominato anche Tesarin, quando parla dei personaggi, i personaggi sono positivi e negativi in un certo senso per il fatto che sono separati tra quelli che sono per la vita e quelli che sono per la morte. Tutto il resto non conta, perché in questo romanzo si parla di questo. La fenomenologia direbbe chi è per la vita, Dasein nella vita, e chi è per la morte, Dasein nella morte. Se parliamo di un altro grande studioso
che anche quello non è stato molto valutato, anche se è italiano, De Martino. Possiamo dire con le parole di De Martino che Cherim Skanderaj in questo libro denuncia lo scandalo della morte. Lo scandalo della morte come valore presa per strutturare la vita. Per fortuna in Albania non è attecchita questa cultura della morte, perché si è tanto parlato, si è tanto voluto, si è tanto cercato di instillare l'odio, quel discorso delle spie, essere spia, spiare l'altro, il prossimo. Per fortuna non è attecchito. E poi non era neanche così tanto vero che erano tante le spie. Cioè, era anche una specie di propaganda, di un terrore, un terrorismo ideologico, per farti credere che davanti a te c'era sempre una spia. Eri solo te che non eri la spia. Cioè, rimanevi te che non eri la spia. Però non era vero. E in antropologia una cosa basilare che si insegna, cioè praticamente se uno studente viene da me e non me lo dice, viene bocciato. Poi può dire, può non dire altro, può anche prendere 18. E chi è? Cos'è referente antropologico? Il vero referente antropologico a cui noi ci rifacciamo per poter costruire dei valori universali. Il valore universale. Perché, come sapete, in antropologia ultimamente si parla molto di relativismo culturale, il che può spingere a dire uno, ma intanto tutto vale tutto. Cioè, se tutto è relativo, allora non c'è niente da sottolineare, da mantenere e da sostenere. È vero, ma non è neanche vero. È vero per il fatto che se un eschimese costruisce la casa col ghiaccio, e un arabo lo costruisce con fango, fa la tenda, noi lo facciamo con i mattoni, in Giappone lo fanno con le ruote per far fronte ai terremoti. Questo è relativo, ma di fatto non c'è una cultura che metta nei suoi valori la morte. Si vive per la vita, cioè le società, i collettivi non possono accettare la morte. Se avete presente perché il suicidio è stato considerato come una delle cose più gravi anche per le chiese, non solo per i collettivi. Perché il suicidio fa scandalo per questo fatto qua, perché strappa la continuità del collettivo. Cioè in un certo senso si incunea con questa faccia orribile della morte volontaria. E le dittature fanno questo, cioè uccidono per un'ideologia, uccidono per non lasciarti sbagliare, è bellissimo. E per di più le dittature sono sempre atee, non credono in un paradiso o in una vita ultraterrena, allora sono terribilmente in errore ideologico, perché se mi uccidi io non vado neanche in un'altra vita. Allora perché mi uccidi? Cioè c'è un impasse, un'aporia nelle dittature, perché uccidono per il bene tuo. Praticamente dicono tu stai sbagliando. È terribile, stai vivendo nel tuo inferno. Cioè, io ti levo perché poi il tuo fratello vive meglio. No, Androsia lo faceva per patologia. Perché credevano, perché c'erano... la malattia è questa, la malattia è non voler la vita. Per lo più è per la loro vita. Allora, De André, mi ricordo che ha fatto una bella intervista appena l'avevano lasciato libero, perché l'hanno sequestrato. Certo. Fabrizio De André, il cantante genovese. L'avevano sequestrato in Sardegna. E è stato per un bel po' di tempo a vedere queste belle personcine come vivevano. Ha detto, non mi sono meravigliato per il fatto che non gliene fregava della vita di mia moglie e della mia, ma non gliene fregava della propria vita. Cioè, e questo è il massimo della dittatura, che propaganda, che avvelena l'atmosfera con la morte. Cioè la morte diventa facile. Raggiungere una dittatura è quello, abituarti alla morte. E in Albania si è sfruttata l'epica, anche in Serbia, anche in altre parti dei Balcani, ma anche del mondo. Però in Albania è stato molto sfruttato questo senso dell'epica, cioè dell'essere epico, del sacrificio di me stesso. Il comunista non si arrende, alla morte, fino alla morte. Era già abbastanza mangiare erba, ma anche morire. E per quello dico che il referente antropologico è stato per 50 anni ghiacciato, distrutto. Non era un valore fondamentale, era un valore fondamentale credere nel partito, credere nell'ideologia,
credere nei valori momentanei, temporanei di quel momento lì. E Dodial, il personaggio kafkiano, come diciamo, in un certo senso prende le parti più essenziali di Enver Hoxha per diventare quasi mitologico, cioè sembra quasi Cronos, dio del tempo che uccide, ingoia i figli, li ingoia in modo che non possano svolgere la storia. E infatti quando lo leggerete vi renderete conto che per strada praticamente uccide anche la sua compagnia, cioè uccide se stesso, perché si svuota, rimane solo lui, il tempo ghiacciato. Infatti nel mito greco il Cronos è il contrario del Kairos, del tempo giusto. Il Cronos è quello con la falce, cioè è la morte. Enver Hoxha, Dodial, si trasforma in morte, ingoia, ha ingoiato l'atto, l'azione. Esattamente, in Albania per 50 anni è stata ingoiata, è stata praticamente messa nella pancia di Cronos l'atto. Infatti non si costruiva niente, non c'era nessuna iniziativa. Ma anche dentro di te, cioè io ho vissuto, perciò lo so, tutto sommato non valeva tanto la pena fare qualcosa, perché tutto sommato l'atto non valeva tanto. Se te non diventavi comunista, poi era anche noioso fare comunista, perché dovevi fare 4.000 riunioni al giorno. Dovevi parlare di cose noiosissime senza aver capito di cosa si era trattato, non c'era mai una conclusione, perché era ucciso l'atto. Per sopravvivere a questo siamo stati forti, siamo sopravvissuti, siamo dei superstiti, dal Titanic albanese. Solo col cervello si sopravvive, non certo con la fame né col desiderio. Perciò ripeto che il libro non è un catalogo di patologie, perché ci sono le patologie, però non è un per renderlo idea, però è una struttura, cioè è una struttura che si può trasportare, come ho detto, in diverse epoche e in diversi paesi, in diversi luoghi. E questo per me è un grande valore artistico, narrativo. Portando al discorso dal Cronos a Dioniso, quel quarto che non viene fucilato, che si salva, tre muoiono, vengono fucilati e il quarto viene salvato, si salva, è praticamente una specie di Dioniso Cristo. Da Dioniso si trasforma in Cristo. Il Dioniso è quello che ferma il tempo e crea il caos per un momento per creare un altro ordine. Allora ecco che scende negli inferi, questi inferi alla base di questa bella torre, che poi gliel'hanno costruito nel Verosio, poi la piramide, giustamente, e scende per redimere quelli che stavano sotto, in questa Golgota, cioè sembra la base della croce di Cristo, dove c'è il teschio, Golgota. Cioè, praticamente scende per redimere quelli che erano messi a morire anche da vivo. Sì, è una resurrezione, è una specie di resurrezione, cioè lui il quarto, io poi non lo so se l'autore ha, questo è il bello che ognuno può poi interpretare, prende spunto, il numero quarto è praticamente un numero molto simbolico, il quarto è quello che redime anche il tre, cioè la Trinità, la famosa Trinità sarà compiuta quando anche il Satana sarà redento, quando anche la morte sarà redenta, cioè il quarto. E questo quarto è un atto di speranza. Discutevamo insieme prima, il titolo non è piaciuto. Quando non mi piace una cosa... Albania l'ultimo atto. E invece se lo prendiamo come ultimo, la fine, possiamo dire anche che è l'inizio. Mentre in italiano iniziazione si parla con inizio, in greco si dice telos, cioè con fine. Cioè l'iniziazione è come fine di una cosa, perché se non raggiungi quella fine non inizia una cosa seria. E è una speranza per i ragazzi nostri albanesi di questo nostro futuro che possano leggere un libro un po' spoglio dall'ideologia, che lo possono avere tutti, lo possono avere i comunisti e gli anticomunisti. Tendo di non essere anti, perché essere anti è sempre essere contro qualcosa. È meglio promuovere una posizione. In questo libro si promuove questa vita, la speranza. E il bello è che in questo libro c'è la risata, in questo delirio, questo, infatti il delirio è meraviglioso, in questo delirio c'è la risata della moglie del mulo,
C'è questa risata che scappa comunque sia. Le dittature non ce la fanno. Cioè ciò che rovina le dittature è la risata, la barzelletta. Non so se avete idea com'era forte la barzelletta. Cioè è l'unica protesta che era rimasta. La risata distruggerà. Umberto Eco, l'avete letto il nome della Rosa? Rosa. Certo. Che alla fine dici cosa sarà, cosa sarà. Era un libro comico. Cioè un libro per ridere. Quello era da tenere. Uccidere per coprire la risata. Qui invece riescono a ridere. Chiudo con questo, perché mi è venuto in mente che in internet c'era un periodo che si faceva lo sport di parlare male di Ismael Gadaré. Si parlava male perché non è morto. Cioè la colpa di Ismael Gadaré era che non è morto. Cioè lui ha la colpa che non si è fatta ammazzare. Questo in internet le ho letti tanti di quei discritti anche di gente che si crede ad essere molto intellettuale e dicevano che sarebbe da ammazzarlo. E io ho scritto qualcosa in risposta, quando avevo voglia e tempo, ho risposto dicendo ragazzi non cadete nella trappola della cultura della morte, perché noi non ce l'abbiamo. Anche la vendetta delle montagne non era per la morte, era per la promozione della vita, era una specie di istituzione di giurisprudenza. Era una specie di regolamentare, si regolamentava la vita attraverso la vendetta, ma la morte era sofferta. La morte non era come un divertimento, non era come una cosa facile, una cosa sofferta. E questo ce l'ha descritto il grande Cadaré nell'Aprile spezzato e in altri libri interessanti. E poi ce l'ha descritto con il fatto che lui è morto, non è morto, è riuscito a rimanere vivo. E questa è la faccia di chi vuole fare venire in Albania la cultura della morte. Noi non avremo mai i kamikaze, noi non avremo mai i terroristi distruttori. Quando Ibrahim Rugova faceva le prime proteste in Kosovo, era un cartello molto interessante, anche se è forte, diceva lo vinceremo la guerra col pene, cioè facendo figli. Voi ammazzerete uno, noi faremo 10. E la Eshman fa, perché hanno propagandato l'idea della vita. Ciò, questo libro è un inno alla vita. Infatti si chiude un atto di un teatro macabre della morte, sì, sì, per iniziare, un nuovo ordine. E per quello dico che Dioniso serve per dare un colpo di caos all'Apollo, al famoso Apollineo, che distrugge. Perché è bello l'ordine, ma c'è un limite. Quando l'ordine diventa un unico pensiero, come va bene, meno male che arriva Dio e distrugge e introduce la confusione. Grazie per l'attenzione. Un dottio coifalia se tu che ti ho il professore di Cesarini e voi avete non vanno in studenti. È vero che i cuptova. Gjitha ato që thani, kuptova mu, po në qofë se do polemizoja me ta në italisht, nuk do t'ja delje do. Në mërë absolute. Kështu që në qofë se do më pyeste si në zënës, do përgjigje shashqit, se kam të pa mundur që të flasë italisht si shlisi ju. Ka që nuk punoj në një ambient italian, italisht e në njofë, dita flasë dhe ta shkruaj, por nuk jam i zotit të analizoj dhe të flasë rjesën. Kështu që do të më falin, duhet të flasë sa fjalë shqip, shkurt. Njëri ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur, është një vlerësim për librin, edhe për kulturën shqiptare. E do ju thosha këtë që në Pistoja bëm një takim dhe atje, goxha të madhë, më të madhë se këtu, por cilësisht këtu e shumë më lartë se sa. Jam shumë i lumtur që libri mundi të mbledhë njerëz cilësor për të folur për të, por edhe për ta pasur në të ardhmen si një pasuri. Falenderoj në mënyrë të veçantë si fillim zonjën Bekari, më kanë ndjekur hap pas hapi në të gjithë veprimtarinë time për këtë libër, ka qenë edhe korrektorja e librit. Falenderoj njëkohësisht edhe zotin mikun tim të ri, poetin shumë të talentuar për mua, që u angazhua në këtë takim dhe shmoi veçanërisht fjalën e zgjedhur të profesorit. Ju falenderoj ju të gjithëve që keni ardhur këtu dhe më keni nderuar. Që të flasë për librin, unë nuk duat flasë e libri është aty brënda, i ka të gjitha, bile ka shpirtin tim, lakuri që ka atje. Mund të më gjeni atje të ashtu si që jam unë, në një libër, natyrisht. Unë kam votuar 10 libra, kjo është i 11, kam planet tjera në italisht, por nuk është kjo e rëndësishmje. E rëndësishmje është që unë sot unë ndjeva mrekullisht mirë. Ga të gjitha fjalet që u thanë këtu, bile ndijem më shumë se i vlerësuar, nga fjalët që tha profesori, veçanërisht, nga fjalët që tha Cesarini,
ma di è che mi va ma detyron, ma detyron che te scruai edhe më mirë të artmi, te scruai edhe më shumë. Por do të thosha diçka të thjeshtë se si lindi ky libër. Ky libër është ashtu siç tha profesori, nuk është histori, un kam dashur të bëj një libër artistik, duke u bazuar në atë realitet, por edhe në përjetimet e mia natyrisht. Un kam qenë ushtarak, i kam përjetuar ashtu siç i kam përjetuar. Të mos bëj biografin, kam qenë në moshën e re më i ri se ju, kam qenë në Karaburuni izoluar një 60 vjetë në moshën time më të mirë. Po kjo nuk më ka bërë keq, e vërteta, më ka bërë mirë që të njohë më mirë realitetin e njerëzve që janë të izoluar, dhe më ka dhënë të kuptoj se sa vuanin ata që ishin më keq se unë. Megjithatë, ky libër në mënyrë çuditshme erdhi tek unë shpejt, që kur isha i ri. Ndoshta atëre ishte edhe ndjeshmëria më e madhe brenda meje për ato që shifja. Këta generalet që u pushkatuan brenda një dite, unë kam pas rastin të njoh njëri prej tyre. Po jo ta njoh si general, po ta njoh si qytetar. Veçoria e këtyre njerëzve në atë kohë ishte se kishin shumë famë dhe ishin shumë të frikshëm, duhet ta them këta. Kishin një autoritet të padiskutueshëm që kur dëgjoje për ta, trëmbeshe të delje përpara tyre. Mi po, në një farë mënyre, kur unë dola përpara njerit, ky lloj autoriteti u zhvesh. Edhe ngeli njeriu përpara meje, ngeli qytetari. Sepse unë u përballa me të për një faj, le të themi, të moshës së rinisë. Edhe kur u përballa, vura re që kisha përballë jo një general të rënd, të vështirë për të komunikuar, po një njeri që komunikoi me mua si qytetar. Kjo më bëri përshtypje atëherë dhe nuk e besova dhe nuk do ta besoja kurrë që këta njerëz ishin arritur. Kjo ngeli brenda meje, unë nuk guxoja. Nuk isha aq i zoti, nuk isha aq kurajos që të dilja ato thosha, jo, ata si janë armiq. Unë u martova i ri, kisha dy fëmijë, kisha një familje, kisha gruan që doja të shërbeja. Kështu që unë i kam menduar gjatë këto gjëra. Megjithatë, ideja për të shkruar një libër brenda meje nuk u shtit asnjëherë. Të shkruaj në diktaturë ishte shumë zotësi, sa që nuk ishte dhe zotësi. Ishin të dyja, njëkohësisht. Unë nuk doja pjesë në asnjë kategori. Erdi demokracia, unë kisha shkruar shumë gjëra dhe më përpara se të vinte demokracia, po nuk i votoja dot. Domethënë ishin të asaj natyre që po të dilin në dritë, ato përbënin rrezik për mua. Kur erdi demokracia, shkruaj, po si duket radhën e kishin zënë disa gjëra të tjera të delin më përpara se romani. Kam botuar 7 vëllime poetik dhe pasaj fillova të mendoj për romanin. Në fillim bëra një novel e pas që brënda faqeve të kësaj novele qëndroni shumë shtrënguar historia e këtyre njerëzve. Sepse unë, përveç generalve që është një spunto që me zhdëm, kam jor dhe shumë ushtarak të tjerë, të ditur, të mënqur, që janë dënuar dhe nuk bënin dot karierë. Pikrisht nuk bënin dot karierë se ishin të mirë. Ishin të kulturuar, zotronin gjuhë të huaja, po nuk ishin arrogant, nuk ishin prepotent. Dhe për këtë nuk bënin dot karrierë. Shumë prej tyre dhe janë dënuar. Po janë dënuar thjesht nga fjala. Domethënë ata janë dënuar thjesht për fjalën, sepse thoshin atë fjalë që duhej thënë. Unë në këtë roman jam munduar ti përfshi këta njerëz nëpërmjet personazhit tim kryesor që unë kam mundur të krijoj. Nuk e di se sa ja kam arritur. Kjo lloj shtrirje kohe për ta nxjerr këtë roman brenda meje ka qenë si një shtatzanie zgjatur, do ta krahasoja poetikisht. Është njësoj, mbillet një farë, zhvillohet, fillojnë dhimbjet, kërkon ta nxjerrësh. Kërkon ta nxjerrësh atë, nuk e mban dot brenda. Kshu ka ndodhur edhe me mua. Prandaj edhe shkrimtarët në përgjithësi, poetët, librat i kanë si fëmijë. Dhe se libri ndryshe nga fëmia që lind, ka një prind, nuk ka dy, sipas meje. Por ama është i shtrenjt posa një fëmijë. Kjo është etapa e parë e këtij libri, etapa e dytë fillon sot. Ka dalë nga unë dhe ka ardhur tek juve. Unë ju falenderoj përzëmërsisht të gjithë ju që u bët pjesë e kësaj etape, sepse sot nuk është më libri im, është i të gjithëve. Nuk di të them më shumë, ndihem i lumtur që jam mes jush dhe ndihem shumë i vlerësuar nga ato fjalë që u than këtu. Ju falenderoj të gjithëve përzëmërsisht. Falënderimi kryesor që elash për në fund se Shqipëria thuhet që e mbështira lihet në fund. Falënderoj shoqerin GAT, pasi patologj, që është iniciatorja e kësaj pune. Siete bravi. Faleminderit. Ciao. Do të shihim.
El van che to dy ktai kan që ndruar pas sa çështje. Dhe arritën ta bëjnë në mënyrën që mua më kanë mrekulluar. Më mirë se kaq që unë nuk ka. Thash që këtu ka shumë cilësi. Dhe mua kjo më intereson. Tamam për librin se unë kam bërë. Më fani se duhet të them edhe një gjë tjetër. Kam bërë takim të madh direkt. Me shumë pjesëmarrje, me shumë, por nuk ishte kjo cilësi. Në kuptimin që mund të bëni dhe politikë, sot të dilim nga libri, fare, toshin që kjo ka ndodhur kështu, kjo ka ndodhur kështu. Po unë nuk duhet të flitet në këtë mënyrë, unë duhet të flitet për libri, për atë që unë kam shkruar, që profesori e ka kapur aq bukur, Cezarini e ka kapur aq bukur, dhe pyetjet dhe diskutimet që u bën këtu janë të gjitha brenda librit. Ju faleminderit dhe njëherë. Shënder që i kishëm këtu, shënder që i kishëm këtu. Ndjerë.